Prima di passare ai ringraziamenti e alle presentazioni, vorrei che ci soffermassimo tutti sulle immagini che abbiamo appena visto. Queste immagini mostravano la città di Chernihiv prima e dopo. Le immagini dopo sono state scattate dal fratello di una concittadina cernuschese, concittadina naturalmente di origine ucraina, che invito a raggiungermi sul palco. Ciao Ania. L'emozione Buonasera a tutti, scusate, chiaramente. tanto le ho viste diverse volte perché queste immagini le ho inviate io, ho fornito io perché sono state scattate la maggior parte dal mio fratello che si trova attualmente lì. E anche un'altra volta vedendo queste immagini non si può, come avete visto, stare tranquilli o... Ecco, perdonami la pronuncia, questa è Chernihiv Sì? e parliamo del nord dell'Ucraina, giusto? Sì, Confine vicino al confine con la Russia e con la Bielorussia. Chernihiv, sì, giustamente si trova proprio sulla confine con la Russia e Bielorussia e diciamo la strada principale verso Kiev, verso capitale dell'Ucraina. Per cui è diventato il punto strategico in questo momento isolato da tutto perché è circondato completamente Certo, sotto assedio. Ecco, Sotto bombardamento, sotto gli aerei, i missili, di giorno e di notte. mi dicevi che tuo fratello, insieme a sua moglie, stanno cercando di dare un aiuto come possono, come volontari, cercano di portare cibo e medicinali alle persone nei bunker. Sì. Però è comunque un rischio, perché vengono colpite anche le persone che stanno cercando di aiutare. Sì. Tutto quello che ho raccontato anche prima ho Ecco. condiviso. Mio fratello hanno deciso di fare questa cosa perché mio fratello minore con sua moglie, perché hanno visto diverse persone anziane che necessitano insulina, le mamme con i bambini piccoli neonati che si trovano nei bunker, non riescono neanche a raggiungere i posti. Quindi loro ogni mattina fanno il giro a raccogliere quello che servono, dove possono arrivare. Dove possono trovare insulina nelle farmacie, dove si trova il pane, anche medicinali, il latte per i bambini, il latte in polvere, e poi cercano di consegnare quel poco che riescono a fare nelle zone. Aiutano in questa maniera, Certo. purtroppo in una situazione di forte rischio. Certo. Però E tra lui mi ha l'altro. proprio detto, per favore, stai attento. Assolutamente, però ho detto, Ania, se non lo faccio io non può fare nessuno, se non lo facciamo noi chi è in grado di aiutare le persone? Non possiamo non aiutarli. Certo. E tra l'altro, essendo la città molto a nord, anche tutti gli aiuti che, come nei nostri paesi, stiamo raccogliendo e stiamo inviando, non riescono ad arrivare. Purtroppo no, perché hanno bombardato sia il ponte o comunque le strade principali sono sotto continuo bombardamento, quindi c'è un grosso rischio. Hanno provato anche a aprire il corridoio, quello che parlavano del corridoio verde, non ha Certo. funzionato perché anche sparano verso le macchine e non fanno passare neanche i medicinali, neanche. Quindi quello che c'è all'interno della città adesso viene usato quello per il momento. Ti ringrazio per questa testimonianza e ti invito un momento a rimanere sul palco, nel senso che è un fuori programma e vi prego per favore un po' di attenzione perché è un momento delicato, nel senso che abbiamo tra noi delle giovani donne provenienti dall'Ucraina arrivate a Cernusco proprio in questi giorni. Vi invito a raggiungermi sul palco se ve la sentite. Ania ci Ci darà siamo una già recati, mano. facciamo
sono il capo. Grazie, grazie. Sono molto contenta perché eravate figli della mia amica. Siamo noi da Kharkiv, questa ora è Punta Calda dove stanno questi bombardamenti ogni giorno, ogni ora. Questo è impossibile, distrutta quasi tutta la città, quasi tutta la città, ospedali, scuole, tutte le cose. Hanno molto molto paura perché questi voli e missili è una cosa terribile che tu non vedi da dove e non so che cosa cade e poi hanno molto molto paura. Qualche giorno dormivano per terra, sotto terra, che posto oggi ci abbiamo. Se casa privata, se casa no, a metro, tanti gente adesso abitano a metro, proprio metro, non c'è un posto tranquillo. La mia mamma abita a città, mio fratello e mio figlio. E la mia mamma non riesce a attraversare, non fare questo viaggio che è lungo e difficile perché ultimi 3 giorni quasi nostra la città, quasi 2 milioni di cittadini, anche studenti stranieri, tutti con questa paura volevano andare via perché sempre ogni notte e vuole sempre bombe cadono per, questo sotto fuoco, città proprio sotto fuoco. Certo. Sì, la città, forse aggiungo solo perché io prima ho parlato di Chernihiv che si trova su, proprio a nord confine con la Russia. Kharkiv invece è una città molto più grande con molti più abitanti, però è stata colpita in maniera molto molto forte di quello che è stato detto e le persone passano veramente giorno e notte in metropolitana perché non tutti i condomini ovviamente o non tutte le case private hanno dei bunker o delle cantine e sono anche a rischio perché se bombardano un condominio di 9 piani e viene giù tutto ovviamente le persone rimangono purtroppo sepolte nelle cantine, quindi metropolitana è diventata la vita quotidiana di tante persone, addirittura nascono i bambini, assistono anche al parto, hanno raccontato nel giornale interno ucraino. Ecco, chiederei com'è stato il viaggio per arrivare fino a qui, quanto è durato, quali sono state le tappe? Как вы добирались, как долго и как вам удалось добраться? 6 giorni. 6 giorni, 6 notti. Attraverso, ecco, a какие вы, quali mezzi? Viaggiali, какими вы ехали? Поезда? In treno da Kharkiv a Lvov, che è una Leopoli, sarebbe in italiano, un'altra città occidentale, ucraina occidentale. E poi da Leopoli fino alla Polonia. Olkosh, una città che si chiama. E poi Cracovia. E dalla Cracovia fino a Roma in Pullman. E poi siamo arrivati qui. E poi ovviamente avevano le trappe di attesa anche 15-20 ore di attesa per riuscire a prendere un altro mezzo. E, non lo so, e adesso come si sentono? Il fatto di essere lontani dalla guerra, però allo stesso tempo lontani da casa,
com'è la sensazione? Я хочу устроить в данный момент вы, ну хотя бы вы находитесь вдали от бомб, но вдали от дома, как? Это io purtroppo tutta la famiglia lì, la mamma, il papà, ho portato via solo mio figlio, quindi la sensazione di grande preoccupazione. Vi ringrazio per questa testimonianza. Io invece volevo dire una parola ancora prima di scendere. Vi ringrazio tutti quelli che sono presenti qua per la vostra presenza, per questa condivisione, per l'aiuto che so che tante famiglie di Cernusco o di altri comuni hanno dato, anche l'aiuto umanitario con i vestiti medicinali, le cose di prima necessità, anche le cose da mangiare, che comunque in alcune città riescono a arrivare. Quindi un grande grazie anche per questa condivisione. Grazie.